Salve a tutti, benvenuti in questa recensione. Perdonatemi la mia assenza, in... che non sopportando tanti video, ma come sempre ho sempre problemi vari tra internet, la salute, c ho sempre il cazzo rotto in un modo o nell'altro, non posso stare in pace. Ma oggi, proprio in questi giorni che mi sentivo, io ho quei film che mi tirano su. Non so se anche voi avete quei film lì, cioè cazzo me lo vedo perché mi tira su di morale, mi gasa bestia, o se siete tristi e eh, volete vedere dei film tristi, non lo so. Io que ho quella, mh, quella scelta di film che io in un modo o nell'altro me li vado sempre a rivedere, perché li amo, li amo... Per per quello che mi hanno trasmesso la prima volta che li ho visti e fin quando, fino a oggi mi divertono e mi eh, intrattengono dall'inizio alla fine. E vi voglio parlare del primo capitolo di Kingsman, che secondo me rimane il migliore della trilogia. Nulla da togliere anche a Kingsman 2 e 3, ma un po' mi hanno deluso. Sinceramente, su tanti punti di vista, se vi va, recuperate la recensione di Kingsman il 3, che non mi ricordo come si chiamava perché non è che hanno una numerazione. Questo Kingsman Secret Service, film del 2014-2015, per chi sa la data esatta, ma lo scrivo qua sotto nei commenti, o forse 2016, cazzo non mi ricordo. Con Colin Firth, eh, Samuel Jackson e Michael Kane, diretto da uh, <coughs> Matthew Wog. Che eh, se non sapete che cosa abbia fatto prima, datevela a recuperare tra lx X-Men l'inizio, che era un reboot della saga di X-Men che è fatto davvero bene. Quindi eh, vi consiglio di recuperare. E! Poi anche il mio film preferito, ovvero Kick-Ass, il primo ha girato perché poi il secondo è passato alle mani di un'altra persona. Anche se ha fatto un lavoro discreto nel senso. È divertente il due, ma l'uno è inimitabile, probabilmente è incredibile! E fa vedere Vincent Vogue come cazzo riesce a muovere la macchina da presa, non la muove quasi nessuno. Perché. Ti fa entrare proprio al centro dell'azione Ed è come stare a Luna Park con lui Ci si diverte dall'inizio alla fine E anche fatto bene Perché le sue riprese Cazzo, se lui girerebbe un, un, un Fast and Furious Secondo me uscirebbe il migliore della saga Insieme a quello là che ha diretto Il settimo capitolo che in questo momento non mi viene il nome mm, eh, vedi tutti questi nomi non, non mi sto ricordando ah james wan che quello là era fatto anche quello un, un bene anche se lui è molto più uh, uh, per i film action ecco Parliamo di questo Kingsman che tanti di voi diranno: Ivan, ma che cacchio è questo eh? Kingsman? Ah, attenzione, ho trovato su Disney Plus tutti i Kingsman. Quindi, se c'è Disney Plus approfittate e andatelo a vedere lì. Io me lo sono visto in Blu-ray, perché Disney Plus la connessione è bella pesante, me le dovrei vedere di notte, e quindi. Eh, amen. Allora, parliamo della trama. Trama semplice inizia già in modo gagliardo e figo, ovvero con la musica anni 80 a palla questo elicottero militare che va verso tipo sta moschea, non lo so che cazzo è, un palazzo, un... entrano lì e per salvare un qualcuno di importante che è stato rapito, e uno di questi soldati si eh, sacrifica per salvare tutta la squadra, no, perché uno oh, tira fuori una bomba, una granata e lui ci si butta eh, sopra. Questo soldato muore e uno di questi soldati si presenterà a casa di questa, della moglie che ha perso il marito. E gli lascia questa medaglietta. E dice: Qualsiasi cosa accada, chiamate a questo numero, vi dobbiamo un favore. Quella dice: Cazzo, me ne frega del favore? Rivorrei mio marito, grazie. E quello non si può fare niente. Quindi, vediamo anche il bambino piccolo che sarà il nostro protagonista. Passeranno. Forse una, una decina, ventina d'anni, non, non mi ricordo proprio preciso, Preciso, però passa un bel po' di anni Il ragazzo è un teenager, un po' un testa calda eh, Vive in queste palazzine un po' maridotte, eh, tipo case popolari eh, Sua mamma un po' mezza tossica, un po' puttana che sta con sto tizio che è un criminale Finché eh, fa una bravata, finisce in carcere, si dovrebbe fare 18 mesi, lui gli viene in mente di chiamare questo numero. Chiamando questo numero si presenterà, presenterà questo agente interpretato da Colin Firth, che qua Colin Firth secondo me è, è top. Lui che ha fatto sempre cose romantiche, cose drammatiche, vederlo qui che si è impegnato tanto anche a fare tutte le scene d'azione eh, usando poco e niente la controfigura. Tanto di cappello, tu sce, te dico io. Quindi, qua eh, lo aiuta a uscire finché vede del potenziale in questo ragazzo. Vede anche che sì, è una testa calda, ma è anche colpa delle circostanze, ma vede che ci somiglia molto eh, al padre, no, in tanti comportamenti, anche alla fedeltà, al. Al al non tradire i compagni, eccetera, eccetera. Finché lo, lo diciamo, cercherà di addestrarlo. Qua io non vi voglio dire niente perché il film uh, ha un continuo. Uh, tante scene che diventano secondo me iconiche, cioè lui che prende la sta, sta su Baro e si fa inserire dalla polizia con la musica a palla. È figo, ci cioè ripreso davvero da Dio le riprese. Questo inseguimento in, con la polizia, veramente è bellissimo. Poi ci sono altre scene iconiche, perché è anche un film divertente. Ci sono battutacce, e battutine stupide, ma fanno tutte ridere. Cioè, non. non... C'è stato proprio una, una certa attenzione, anche una cura nella regia, nei personaggi, nel, nelle scene d'azione che sono sempre state molto curate. E se andate a vedere dietro le 15 ci sono stati davvero tanto tempo. Perché ci sta un piano sequenza assurdo di una lotta, una sparatoria all'interno di una chiesa. Sì, ci sono una all'interno di una chiesa e ci sono un sacco di gente che muore male, male, male. E lì veramente è, è, è assurdo, dici, cazzo, come cazzo hanno fatto? E se vi andate a vedere dietro le quinte eh, c'è stato un lavoro incredibile. Cioè ci hanno perso più tempo lì a fare questa sparatoria all'interno della chiesa che peraltro. E poi abbiamo anche questo addestramento che non è noioso. Nei film di solito gli addestramenti io sono pochi che ho apprezzato. Tipo gli addestramenti in Full Metal Jacket o gli addestramenti in... Um, Uh, che mi viene in mente, non mi sta venendo in mente, non mi sta venendo in mente Però sono pochi, già il fatto che non mi vengono in mente vuol dire che qualcosa non va Invece qua sono divertenti, cioè, sono strutturate bene per, a, per, a, um, per non annoiare il, il, lo spettatore Cercano sempre di tenere l'attenzione alta e questa cosa mi è piaciuta perché iniziamo anche a conoscere i vari personaggi, perché solo uno eh, di questi ragazzi qua che viene selezionato insieme a lui potrà passare no, e prendere il posto di Kingsman. Quindi ci saranno varie prove, eccetera, eccetera, e poi ci sarà di solito, come sempre, il nemico, diciamo, del, del film. Un po' come ai film di James Bond, il 007. E il nostro cattivone è interpretato da Samuel e. Jackson, che... Davvero, Samuel Jackson è sempre top, veramente, ovunque lo metti, pur a fare, ne so, una sagra della salsiccia, lui è sempre top, là anche lì dici, sai, a tagliare salame, non lo so, è sempre top, mi dispiace. Forse c'è un debole per Samuel e Jackson, fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti. E poi abbiamo anche la sua um, assassina privata, no? Senza gambe, con queste lame a posto delle gambe, che è davvero fighissima lei. Questa attrice poi è diventata molto più famosa grazie a Kingsman e poi la rivedremo in altri film, finché non la vedremo mai più, come ora non è scomparsa. non si vede più. Ah, si vede in quella cazzata di, di film Ghostland di Nicolas Cage, che è una merda di film, ecco. Cioè, l'unico film che questa qua è comparsa in film belli è stato questo, King, cioè Kingsman e Atomica Bionda, che casomai segua, sì, ve lo porto, ne parliamo un po' di Atomica Bionda. Niente, in eh, parole povere, il film, ripeto, ha tanti momenti alti e, e se non è uno dei migliori film d'azione degli ultimi dieci anni, non voglio spararla grossa, ma è un film che... Eh, Intrattiene tanto, cioè dura due ore. Ma non te ne accorgi manco per il cazzo. Dura più di due ore il film. Non ve ne accorgete, anzi, ne volete di più, volete sapere di più. Quindi, io non voglio dirvi altro. Voglio dirvi soltanto questo per chiudere perché questo qua è l'emblema. Questa cosa, proprio me la tatuerei. Questa frase qua ci sta. Questa io vi dico soltanto questa scena che non, non è spoiler. E sta ragazza che è stata rapita dal cattivo, gli dice, se mi salvi e salvi il mondo, io faccio sesso amale con te. E io dopo questo, io non vi devo dire altro. E lui, prende, cerca in un modo o nell'altro di salvare il mondo, proprio per avere il culo della principessa. Fantastico. Beh, io già capo solo per questa frase qua è da dargli una medaglia a questo film. Ma è a chi l'ha scritta e a chi l'ha pensato. Io, come sempre, vi ringrazio. Se siete fino a qua, perdonatemi se um, i video non arrivano con una certa frequenza. Ma salendo davvero alcuni problemi sia di internet che sia un po' anche di salute, anche problemi eh, personali. Io, come sempre vi ringrazio, fatemi sapere un po' voi, il vostro Kingsman preferito, ovvero dei tre film. Il mio rimane, il primo, forse nel cuore per sempre. E fatemi sapere un po' voi qual è il vostro film, no, quando vi sentite tristi, per gasarvi a bestia e dire cazzo, sfondo il mondo. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e se volete una mia top 10 o anzi una top 5 dei film che mi gasano a bestia che me li rivedo sempre quando sono un po' giù di corda. Io come sempre ringrazio tutti e ci vediamo a un prossimo video.